Salve a tutti, quest'oggi voglio fare un video su un articolo della stampa che richiama a sua volta un articolo precedente della stampa sull'intelligenza umana, lo sviluppo dell'intelligenza umana e la situazione nel lungo periodo. L'articolo a cui mi riferisco è di un paio di giorni fa, è del 5 dicembre, e il titolo è Perché siamo più stupidi di un uomo delle caverne, in cui l'autore, che è Monica Mazzotto, praticamente fa, intervistando un professore dell'università genetica di Stanford in California, un tal Gerald Crabtree, intervista questo professore appunto che pone un po' la provocazione, ma secondo me probabilmente corretta, che l'intelligenza umana negli ultimi migliaia di anni, ultime decine di migliaia di anni, ha teso a diminuire di spessore, di livello. Lui lo focalizza più che altro con l'inizio dell'agricoltura, cioè secondo lui ciò che porta l'intelligenza umana ha avuto un picco circa 50.000 anni fa, quando gli uomini vivevano in piccoli gruppi di raccoglitori, cacciatori. Poi, pian piano, con l'avvento della cultura, appunto, quindi la cultura anche agricola, eccetera, i gruppi umani più complessi, il livello intellettivo umano è andato riducendosi. E questa cosa continua questo declino continua anche al giorno d'oggi. Il professore qui indica le cause, secondo lui, nel fatto che la pressione selettiva, che ha portato appunto a uno sviluppo di un'ottima intelligenza nella specie umana nel risolvere i problemi. A tal proposito, sul discorso di che cosa penso io che sia l'intelligenza, rimando a un video sempre su questo canale su che cos'è l'intelligenza, in cui ho definito l'intelligenza molto semplicemente l'abilità di risolvere i problemi, punto, nient'altro. E mi fa molto piacere vedere che anche questo professore la pensa esattamente come me, e non l'ho letto perché l'articolo è del 5 di dicembre, io il video lo feci qualche, credo un mese fa, anche di più, e appunto l'intelligenza è questa da un punto di vista biologico, antropologico, eccetera. Bene, lui dice che praticamente i raccoglitori, cacciatori, proto-umani, insomma, comunque uomini preistorici, avevano una forte selezione a livello di intelligenza nel risolvere i problemi di tutti i giorni. Non che non ci siano problemi anche nella società con una cultura agricola, eccetera, però i problemi sono minori, perché come dire, la pressione selettiva devastante che c'è nei raccoglitori cacciatori è ridotta invece nelle culture agricole, perché è più facile comunque sopravvivere, perché c'è un surplus di cibo, mentre nei gruppi raccoglitori cacciatori la quantità di cibo è molto limitata, e se si fanno, tra virgolette, degli errori, la pena è, nel giro di poco tempo, la morte, e quindi la fine genetica di un certo tipo umano. Nelle culture agricole, poi via via sempre più socialmente integrate e complesse, errori gravi, oppure incapacità di risolvere gravi problemi di sopravvivenza, non portano alla morte, ma portano magari a una situazione di indigenza o di problematicità varia, però non portano alla morte, appunto perché c'è, come dice già Adam Smith, ma qualunque antropologo, nelle società pre-agricole, benché tutti gli elementi del gruppo che hanno possibilità di lavorare siano appunto dedicati al lavoro, la produttività è bassissima e quindi non ce n'è quasi per nessuno, ce n'è pochissimo per tutti. Nelle società agricole, e poi via via anche nelle società più complesse, benché molte strati della popolazione non lavorino, la efficienza che deriva da una serie di trucchi culturali, non tanto dell'intelligenza del singolo, ma dal fatto di una stratificazione di trucchi culturali, di potenzialità culturali che fanno sì che i lavori vengano integrati insieme, fa sì che ci sia un surplus, nonostante non lavorino tutti. E quindi c'è da mangiare per tutti, anche per quelli che in una società molto primitiva non avrebbero da mangiare e morirebbero. Bene, questo argomento a me mi sembra molto, molto corretto. Vi rimando appunto all'articolo che c'è anche online della stampa, Perché siamo più stupidi di un uomo delle caverne, che è del 5 di dicembre, e a sua volta vi rimando sempre un articolo della stampa di qualche mese fa, che invece diceva che comunque il cervello umano ha raggiunto il massimo dell'intelligenza in questo periodo qui, quindi comunque non possiamo pensare di migliorarci. E già quello era abbastanza critico, forse tocca un po' il pregiudizio per cui noi pensiamo di poterci migliorare ancora a livello di specie, eccetera. Questo addirittura è più brusco. Ma secondo me è anche più corretto, perché anch'io ho questa impressione qui. E cioè che ci sia un istupidimento dato dalla cultura, nel senso di cultura sociale, quindi avere una struttura sociale che ti permette di sbagliare, che ti riprende, che ti viene incontro con mille meccanismi come dire, di difesa anche del più debole, di quello che rimane indietro, fa sì che ci sia un rilassamento, non eccessivo, ma un certo tipo di rilassamento. E questa osservazione io la leggo molto anche al perché le civiltà prima o poi cadono.
collassano. Questa è una mia interpretazione, non so se è di altri, ma è una mia osservazione che ho avuto, cioè che le società tendono piano piano a, tendenzialmente hanno un picco, no, di massima espansione, di massima produttività, dinamismo, eccetera, e poi collassano, quasi sempre per colpa loro stessa. Un esempio è l'impero romano, ma ne abbiamo tantissimi nella storia di tutto il pianeta, di società e di civiltà che si sono sviluppate e poi hanno avuto un decadimento e un crollo. Bene, io mi sono, sembra quasi appunto una regola questa, io mi sono detto che la motivazione è questa, che le società all'inizio sono motivate da degli individui che vogliono far crescere queste civiltà e quindi mettono energia, intelligenza, forza, dinamismo, freschezza in generale, gioventù anche proprio della civiltà stessa, nella creazione di questa civiltà, nel risolvere i problemi, nel renderla, nell'essere dinamici e vincenti su civiltà vicine. Poi pian piano col passare del tempo, e quindi non ce n'è, ecco, questo voglio dire, in questo momento di progresso della civiltà, di espansione della civiltà, non ce n'è per tutti. Cioè penso che in questi momenti qui siano molti quelli che pagano le spese della situazione e per cui non c'è un sistema di un sistema sanitario sociale oppure un aiuto sociale statale nei confronti di chi più ha difficoltà. Credo che in questi momenti qui non ci sia molta assistenza sociale da parte della civiltà nei confronti degli elementi in generale più deboli, ma di tutti. Poi man mano che la civiltà però si arricchisce, diventa più economicamente più florida, eccetera, quindi comincia anche a dedicarsi ad altre cose, oltre a, tra virgolette, a, come dire, consolidarsi, vuoi militarmente, vuoi economicamente, ma di solito le civiltà all'inizio consolidano la loro ricchezza, diciamo, politica, militare, economica, e non letteraria o di ricerca, mera ricerca per il gusto di sapere. Poi però, quando cominciano ad arricchire le società o le civiltà, allora cominciano a vedere anche, come dire, i piaceri intellettuali o anche altri tipi di piaceri, cioè si concedono delle attività non meramente di sopravvivenza. E questo lo vediamo in tutte le civiltà. Se prendiamo l'antica Roma nasce come una civiltà contadina, che all'inizio è solo praticamente militaresca, poi pian piano comincia a ellenizzarsi, cioè a prendere degli atteggiamenti culturali, artistici, eccetera, che sono quelli della Grecia o comunque dei popoli con cui viene a contatto, che erano culturalmente superiori, li acquisisce, li fa propri e se ne compiace, nel senso che li usa come momenti di divertimento. Che cosa succede però? E poi ovviamente c'è anche un esempio sempre dell'antica Roma: prima il servizio militare era obbligatorio, poi diventa elitario e poi alla fine viene fatto solo dai provinciali, non viene fatto neanche più dai cittadini italiani, perché si arriverà a un momento in cui i cittadini italiani verrà proibito addirittura il servizio militare, ma perché non lo volevano fare, non perché ci fosse una, cioè era un modo per concedere ai cittadini italici una libertà in più. Questo però che cosa comporta? Un impigrimento, cioè quello che la civiltà ti dà in più, perché per produttività eccetera ti dà in più a livello di possibilità di divertimento, di mangiare di più eccetera, porta che gli individui di questa civiltà comincino a impigrirsi, non sono più addestrati a combattere, non sono più addestrati a sacrificarsi, e poi questo livello arriva talmente quindi si crea un'omeostasi, per cui quello che non riesci più a dare, quello che ti ha dato in più la civilizzazione, tu non ce lo metti più di individuo, quindi più o meno la qualità della vita diventa la stessa. Poi si arriva a un livello in cui non è più gestibile questa cosa, perché è talmente forte l'impigrimento e comunque esiste una realtà con cui bisogna confrontarsi, che la società collassa, perché addirittura, per fare sempre l'esempio dell'antica Roma, all'inizio il cittadino era pronto a, cittadino ideale ovviamente, era pronto a coltivare il suo terreno, combattere in guerra e rispettare le istituzioni. Col passare del tempo sempre meno persone hanno avuto voglia di coltivare la terra, sempre meno cittadini erano disposti ad andare a fare il servizio militare, quasi tutti volevano guardarsi lo spettacolo al circo e mangiare pane a sbaffo donato dallo Stato romano. Quando la maggioranza della popolazione, o comunque una grossa fetta della popolazione, diventa abituata a questa cosa qui, la civiltà non c'è più nessuno che produce, non c'è nessuno più che va a difendere i confini, la civiltà, questa civilizzazione non può più sussistere. Bene, quindi io credo che questo sia vero, questa cosa che viene detta da questo professore della California, e che sia dimostrato appunto anche nel discorso del collasso della civiltà. Però proprio in questo ci trovo comunque un ritorno, nel senso che comunque una soluzione, perché io credo appunto che la pigrizia porti a un istupidimento sia all'interno della civilizzazione sia come specie quando non c'è più una pressione selettiva, però quando questo istupidimento è eccessivo, beh, ovviamente riscatta un meccanismo di selezione, perché
quando poi proprio non hai neanche più l'intelligenza di seminare un seme oppure di tenere in piedi un minimo di vita normale, beh, chi non ce la fa, finisce, diciamo così dire. Chi invece ce la fa, quei pochi che ce la fanno, continueranno a creare una nuova civilizzazione, una nuova, a volte anche una nuova specie, perché le specie finiscono anche per questo, alla fine, quando non riescono ad adattarsi a situazioni difficili, oppure si impigriscono così tanto da non avere più la capacità di interagire con un ambiente che magari è statico, no? Io credo, con questo voglio dire che credo che sia corretta questa cosa qui, ed è una cosa che al di là della mia riflessione in senso magari più ampio, antropologico, noto anche nella vita di tutti i giorni, perché se pensiamo a quello che diceva per esempio Pasolini, anche se non aveva in mente questo quando diceva che secondo lui la civiltà borghese sarebbe sempre più instupidita, avrebbe perso di buon gusto, lui intendeva in un senso leggermente diverso, però alla fine è un aspetto di questo problema qui, cioè c'è un instupidimento per cui non c'è più la ricerca anche nella cultura, eccetera, che c'era magari nel 2 o 3 secoli fa, in cui c'era meno informazioni, meno cultura su di dati più moderni, perché ovviamente noi oggi sappiamo cose che 3 secoli fa erano inimmaginabili. Però io mi chiedo se appunto abbiamo la brillantezza intellettuale di un Newton, di un Socrate, di un Da Vinci, eccetera. Che cosa avrebbero fatto oggi un Da Vinci con la tecnologia di oggi? Però questa è una domanda che non ha senso, o meglio, è posta male, perché appunto non possiamo avere l'uovo e la gallina insieme. Da Vinci divenne, si creò un Da Vinci in un ambiente di un certo tipo, cioè in un'Italia pre-industriale, dinamicamente sicuramente molto dinamica, però che non aveva certe tecnologie, quindi ha permesso a queste menti di vedere i problemi, cercare di risolverli e quindi pian piano allenare la sua intelligenza, arrivare a 20-30 anni ad essere un genio universale, come ce ne sono stati altri. Questo secondo me non è più possibile, proprio per questo motivo qui, in una società abbastanza opulenta come la nostra. Cioè, secondo me un genio o una personalità molto dinamica è più facile che si sviluppi o in una civiltà che è in via di sviluppo a livello culturale, oppure negli strati più che sono costretti a fronteggiare più problemi anche all'interno di una società abbastanza opulenta. Detto questo, comunque, penso che questi due articoli dicano qualcosa di molto vero, anche, e credo che chiunque di voi sia abbastanza sensibile al problema dell'intelligenza, al problema antropologico di come l'uomo sta cambiando nei secoli, eccetera. Credo che ognuno che abbia un po' di sensibilità si sia accorto che ci sia un decadimento di a livello di certe cose a livello culturale. Per quanto credo che l'argomento sia abbastanza complesso e quindi. Poi, come dice giustamente anche il professore nell'articolo, in effetti quello che noi stiamo perdendo a livello intellettuale lo comunque manteniamo perché veniamo aiutati da degli strumenti tecnologici che sopperiscono alle nostre carenze intellettuali a livello di memoria, a livello di connessione, di collegamenti logici, eccetera. Perché una volta dovevamo ancora, la mia generazione doveva studiare e sapere tutto a memoria. E se io ti dicevo un verso o un qualunque altro argomento correlato a qualcosa, era avere conoscenza e un problema da risolvere per avere conoscenza era quello appunto di ricordarsi di che cosa si stava parlando in generale. Oggi basta che se tu conosci un verso o un'equazione matematica, ne conosci solo metà, la ricerchi con Google, tu hai praticamente tutto lo scibile umano, quasi, a tua disposizione a livello di memoria. Questo è un grande strumento, ma al tempo stesso è una cosa che permette di impigrirsi e appunto fa impigrire. Allora il mio consiglio è questo, è un'ottima cosa la calcolatrice, quindi partiamo più indietro, però va usata con intelligenza, cioè ogni tanto sarebbe da fare dei calcoli a mente e lo stesso fare delle prove a mente su altre cose. Qual è il problema? Che alla luce del tempo che uno ha e anche di una pigrizia innata, alla fine se esiste una cosa che ci vizia, è difficile imporsi di non usarla, comunque la maggioranza tenderà sempre a usare quello che le permette di faticare di meno perché è insito nell'uomo una certa pigrizia, ma perché fa parte di una psicologia animale che vale anche per gli animali, cioè quando possono risparmiare energie lo risparmiano. Il leone che la gazzella la trova a 3 metri invece che deve correre dietro si mangia quella. L'essere umano che può fare i conti con la calcolatrice, la maggioranza lo fa con la calcolatrice. Ed è per questo che credo abbia ragione appunto l'intervistato professore in questo articolo che dice che tenderemo a impigrirci e instupidirci in questo senso, così come forse ci indeboleremo anche a livello fisico perché magari preferiamo usare la macchina piuttosto che andare a piedi. È un argomento che lascio aperto, è un argomento che lascio aperto, aspetto dei commenti, delle riflessioni anche da parte vostra. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima.